oggi siamo il 18 dicembre e adesso è mezzogiorno e qualcosa. Sono stata a fare la spesa all'Eurospin e adesso invece vado al Lidl, quindi devo andare 15 km più a sud e prima invece sono andata verso nord 15 km. Sono arrivata a casa, Panna si è mangiata il cotone dell'albero di Natale e mi ha tirato per terra il tappo del bortacco dove avevo messo dentro il piercing che devo pulirlo, questo il piercing quello a pallina, quello col piattello all'interno. Pensavo se lo fosse mangiato, sono andata fuori di testa perché ho detto adesso portarlo al veterinario, invece per fortuna l'ho trovato. Perché è andata a prenderlo? Perché è andata a vedere se riusciva a prendersi i cotton fioc che sono lì dove tenevo il piercing. Adesso ho messo tutto via e speriamo che non faccia più casino. Qua sotto. Ecco, va sul suo sgabello. E ho risposto ai commenti dell'ultimo video. Sto guardando adesso. E mi piace molto il pezzo dove faccio vedere l'albero di Natale e poi il fuoco che scoppietta, mi piace tantissimo. Devo dire, è venuto un bel vlog, anche se corto, ma sapete che i vlog è meglio farli corti, se no la gente non li guarda. Adesso vi faccio vedere tutta la spesa, perché poi io a Natale non vado più a fare spesa, cioè fino alla fine delle feste, vediamo, i primi di gennaio, per cui ho preso questa roba qui, questa è una confezione regalo che devo dare a una vicina di casa, non questa casa ma la casa dei miei. E poi anche qui ho spesa, quindi ho preso un pochino di roba e ho preso anche il panettone al cioccolato che sto finendo e quindi me lo pappo tutto io. Comunque adesso metto via la spesa e poi pronti partenza, via, si va al Lidl. Qui c'è il topolino regalo di Panna, non ce la faccio incartarglielo, va matta. Panna? Panna? E adesso? Adesso che l'hai messo lì? Ma fai finta di pomi, sì, fai finta di pomi. Allora è aggiudicato, questo regalo piace tantissimo a Panna. E anche la scatola, ovviamente, i gatti piacciono le scatole. Topolino che ti ho regalato? Sì, fai finta di pomi. Eccomi qua, sono tornata dalla spesa al Lidl e sono passata anche a trovare mia nonna, una delle nonne, e niente, gli ho portato un pensierino, che ho preso una piantina al Lidl, un'orchidea, e adesso, e niente, lei mi ha dato anche lei un pensierino. Mi ha regalato questo set di canovacci, sono praticamente due. Uno è di tela, cotone, normale, e uno invece è tipo asciugamano. Quindi questi qua li userò, li metterò sicuramente magari alla fine di questa settimana che dovrei fare pulizie. E poi mi ha regalato un set di asciugamani, è fatto con i fiori. Allora c'è l'asciugamano viso grande con i fiori. E poi c'è l'asciugamano bidet. Quindi ospiti, con il fiorellino invece più piccolo, davvero carini. Mi ha regalato queste cosucce qua e io le ho portate un'orchidea giusto per il pensiero perché non credo di riuscire ad andare da lei per Natale, anche perché ci sarà il casino dei parenti che io non voglio vedere. E quindi sono andata oggi, comunque la chiamerò lo stesso Natale. E poi ho fatto la spesa che la vedete anche qui. Adesso sistemo tutta la spesa e ci vediamo dopo. Eccomi qua, ho sistemato la spesa, ho lavato tutti i piatti, ho portato fuori tutte le immondizie, che domani c'è secco, secco, umido e vetro e lattine. E vi faccio vedere le foto che vedete sempre dietro di me. Questa è una foto fatta dal poggiolo di camera mia. La camera mia, quella sua, casa dei miei. Poi questo qua è un gatto che ho avuto di razza, un Maine Coon. L'avevo trovato, era piccolino, l'avevano lasciato in un cestino delle immondizie.
E io l'avevo portato a casa, però purtroppo poi è morto, cioè con noi è stato poco perché è andato sotto una macchina e nessuno l'ha preso su, nessuno l'ha curato, nessuno, cioè si sono solo preoccupati di, sì, l'hanno visto, ma non si sono preoccupati di avvisare nessuno. E poi quando l'abbiamo visto io e mio zio l'abbiamo fatto mettere in una scatola, portato al veterinario, però alla fine non ha passato la notte. Comunque aveva perso la coda, mi pare, l'occhio, insomma, era messo maluccio. Questi invece sono tutti i gatti che avevamo all'inizio, quindi non so se era prima del 2006, forse. Principino, che Principino è scappato dal poggiolo dopo essere stato castrato e non è più tornato. È tornato una volta, non sono riuscita a prenderlo e quindi niente, non è più tornato e basta. Comunque, secondo me è ancora vivo da qualche parte, ma parlo di tanti anni fa. Poi Prince, che è quello grigio che vedete sempre. Bianca invece è morta, anche quella. Quella è morta probabilmente davanti ai miei occhi, ovviamente, come sempre tutti i gatti muoiono quando li vedo io. E Bianca è morta per un blocco renale, credo. Poi Bimbo invece ha avuto tanti anni di malattia, è un gatto proprio sfigato, poveretto, però fino all'ultimo è rimasto cosciente. E poi Stella, che è quella che vedete sempre. Quindi sono rimaste Stella e Prince. Poi, qua sopra invece è il pelmo, vedete una foto del 2007 fatta con il Nokia 6630. Poi, aspettate che ho male alla spalla. Ah, che dolore, che dolore. Allora, qui invece sono io con il gatto, quello è Jerry, era il gatto di mia nonna, anche lui se n'è andato, era vecchio e sì, porete, è morto di vecchiaia. E io lo chiamavo Jennifer. Poi qui siamo io e mia nonna sempre col gatto. Questa è una foto del pelmo con il cielo rosso. Questa qua anche è vecchia, sarà anche questa del 2007. E questa è una foto della ex baita che avevano i miei. Poi qui c'è una foto della frana, del canalone. E questo sasso che c'è al centro sembra la Madonna, se notate bene. E questa è una foto, anche questa vecchia, penso del 2008-2009, non mi ricordo. Comunque cioè, è bellina perché c'è questa scia dell'aereo che passa tra gli alberi sul cielo, è proprio bella bella. E questa è una foto mia a Roma con la Comancia, con Onca. E niente, queste sono le foto che ho messo sotto la mia mensolina. Qui c'è un Winnie Pooh che me l'ha regalato la mia amica Francesca, che fa tutti questi lavori con legno perché suo papà fa legname. E poi lì ci sono i miei diari di scuola, anche questi sono bellissimi. Sono stradecorati, proprio ricordano proprio quegli anni lì. E poi qui invece, come avevate già visto, ho messo queste sono stampe su carta A4 normale, stampe fatte con la stampante classica. E niente, questa è una baita, il Lantelao, Stella, il pelmo. Poi ci sono questi due della Coca-Cola perché il rapper e il DJ. E il rapper, diciamo che rappresentano la mia adolescenza, tutte e due le etichette. E quindi niente, le ho tenute, le ho attaccate al muro. E niente, quella è la foto di un'altra mia amica, che è in Giappone e torna a marzo. È stata via un anno, cioè sta via un anno in pratica, torna a marzo 2014. Forse questa sera faccio le patate al forno, che io adoro, e quindi devo mettermi già adesso a pelarle perché sapete che io vado a lavorare alle 7:30 e quindi ho bisogno di mangiare presto, quindi per le 6:30 io avrei bisogno di mangiare, quindi. Stavo preparando le patate, adesso le ho tagliate, le ho condite, adesso le metto lì sulla teglia e poi le butto in forno che ho già acceso al massimo della temperatura. E niente, le ho condite, sapete, con i soliti miei intrugli, quindi questo qui dell'Eurospin per le patate. Poi ci ho messo sale, paprika forte, peperoncino
e basta. L'ho condita così e olio ovviamente. Adesso le spiaccico tutte lì sopra e poi le butto in forno. Ecco qui, le ho ficcate lì dentro e le ho messe circa al massimo della temperatura, quindi 220-210, no, 200 sarà circa 200, perché non ho i numeretti, quindi è 220 al massimo, è così, quindi un po' meno del massimo. E l'ho messa a 45 minuti. Ecco, adesso è 45 minuti, quindi aspetto intanto mano a mano, poi le mescolo pian piano e niente, stasera patate al forno e carne, non so se faccio carne. Comunque ho voglia di mangiare patate, quindi mi sono preparata queste. Quindi tra un'oretta sono pronte, quindi alle 6 io posso già mangiare. Ecco qua, ho fatto tutto, adesso non mi resta che aspettare le patate che si cuociano, vero Panna? Panna! Buonasera a tutti! Vero Panna? Dai un bacino! Saluto a tutti, ciao ciao, ci vediamo al prossimo video. Vero Panna? Panna? Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! Ciao ciao!